Sulla destra di Corso Garibaldi, al lato opposto di Via Legnano e dell'Acquario, si apre la piazza di San Simpliciano, su cui prospetta la Basilica Virginum, sorta nel IV secolo sul luogo di un cimitero pagano per volontà del vescovo Ambrogio. Ma l'edificio fu condotto a termine da Simpliciano, successore di Ambrogio nella diocesi milanese, e da lui prese il nome. Qui furono sepolti Martirio, Sisinio e Alessandro, i martiri della Naunia, e dopo la morte vi fu inumato lui stesso. Dell'epoca della sua fondazione la basilica conserva parte delle mura perimetrali, riportate oggi in vista dai restauri. Nel 1100 la chiesa fu ricostruita ed ebbe una nuova facciata, quella stessa che vediamo oggi il tiburio ottagonale e il campanile. Da notare particolarmente all'interno l'incoronazione della Vergine nell'abside, un affresco dell'inizio del 1500 del Bergognone e lo splendido coro intagliato anch'esso del 1500. Sulla fiancata destra della basilica, in piazza delle crociate, si trova l'ingresso dell'ex convento di San Simpliciano, un tempo annesso alla Chiesa, oggi sede della Facoltà Teologica Internazionale. Il convento fu fondato alla fine del IV secolo. Adesso furono destinati i canonici regolari. Nel IX secolo passò quindi a Benedettini Cluniacensi e nel 1517 ai Benedettini Cassinesi, rimasti fino a al 1798, anno della soppressione napoleonica. Una volta entrati, ci si trova nel chiostro quattrocentesco cinto da un portico su zoccolo che un tempo era decorato dagli affreschi del Bergognone. Di qui si passa nella corte settentrionale, da cui si vede bene l'abside della chiesa, le strutture del sacello dei martiri della Naunia e il campanile del 1100. Dietro il chiostro, situato dopo l'ingresso, si trova a oriente il chiostro grande, costruito alla metà del 1500, con portico ad arcate su colonnine binate e una finta loggia. Tra il pianterreno e il primo piano si alza uno scalone d'onore a doppia rampa del 1620 che conduce a sale e cappelle decorate presenti anche al piano terreno. Si possono visitare il salone dei Gonfaloni con arredi e mobili del 4 e del 500, la cappella grande con un crocifisso cinquecentesco e quanto resta di un coro intagliato quattrocentesco anch'esso. E infine la sala moresca arredata con gusto orientale.